Allora, invito i consiglieri a prendere posto, così procediamo all'appello. Allora, prego, facciamo l'appello. Fantino, Belisario, Benassi, Caccamo, Carlone, Carrus, Cerquoni, Ciancio, Cofano, Coia, Giuliano, Gugliotta, Laddaga, Lancia, Lanotte, Lelli, Lenci, Lozzi, Matronola, Poli, Delitano, Matronola pure, Tredicine, Tutino, Villa e Frosti. Allora, sono presenti 15 consiglieri, assenti 8, tra cui la Presidente, 3 assenti giustificati, quindi il numero legale c'è per aprire la seduta, quindi la seduta è aperta. Prima di procedere all'ordine del giorno, due cose. Primo, l'emittente Liberi TV mi ha fatto la richiesta di riprendere il consiglio. Questa richiesta me l'ha fatta per iscritto, io credo, se i capigruppo sono d'accordo, non ho niente in contrario, credo di poter autorizzare la ripresa del Consiglio. Ci sono osservazioni? No, da parte di nessuno, e quindi la ripresa è autorizzata. Lo so, c'ha ragione, è colpa di Lello. Allora, sì. Allora, mi è stata presentata dai consiglieri, mi dica, diciamo abbiamo fatto una riunione dei capigruppo e credo che la procedura sia corretta adesso. Va bene? Allora, ho ricevuto dai consiglieri Monica Lozzi e Andrea Coia una mozione, articolo 58, riguardante l'erogazione del servizio di asilo nido nel pubblico, mese di luglio 2014. È un argomento sicuramente importante, al centro dell'attenzione, se ne è parlato anche in commissione ieri, commissione scuola. Credo che, diciamo, anche perché questo poi va a impegnare anche, diciamo, il bilancio dell'amministrazione comunale, credo di poter acquisire questa mozione, articolo 58, però di portarla in discussione nel prossimo Consiglio. Grazie. Allora, procediamo col primo punto all'ordine del giorno. Allora, mi ricordo, no? Come sempre, di nominare scrutatori, che dimentico spesso. Allora, nomino quale scrutatori? Consiglieri Caccamo, Lancia, Coia. I suddetti consiglieri sono pregati di non allontanarsi, sono previa comunicazione alla Presidenza. Grazie. Allora, primo punto all'ordine del giorno, proposte di deliberazione per espressione e parere sulla proposta numero 9837, modifica al regolamento generale delle entrate. Chi è che l'assessore presenta la proposta? Prego, assessore. Grazie, Presidente. Allora,
Si tratta dell'espressione di parere rispetto alla modifica del regolamento generale delle entrate che è stato approvato nel 2010 dal Consiglio Comunale. Le modifiche che adesso andiamo a vedere nel dettaglio in qualche modo vengono determinate dalla necessità di adeguare il regolamento alle novità normative che sono accadute successivamente all'approvazione di questo regolamento e per adeguarlo fondamentalmente ai principi della trasparenza, soprattutto per quello che riguarda l'articolo sulla ripetibilità degli atti di notifica, per aumentare le facilitazioni per i contribuenti appunto per prevedere una regolamentazione diversa anche per le compensazioni. Allora andiamo a vedere il regolamento. Sappiamo che ogni entrata viene disciplinata da un regolamento apposito che determina la base imponibile, il tetto tariffario, le agevolazioni, le esenzioni, la parte, diciamo così, della presentazione delle domande e i regolamenti sono legati, i regolamenti così come la definizione delle aliquote e delle tariffe sono legati ai tempi di approvazione del bilancio. Del bilancio previsionale sono validi dal 1 gennaio, salvo ovviamente diverse indicazioni di ogni specifico regolamento. Nell'articolo 4 viene inserito il comma 1 bis che vincola ancora di più l'approvazione dei regolamenti ai tempi del bilancio previsionale, tant'è che si prevede un'ulteriore possibile modifica della definizione delle aliquote al 30 settembre, cioè in sede di assestamento, perché ovviamente se il percorso delle tariffe e delle aliquote è il percorso dell'approvazione del bilancio, diciamo che le tappe che vengono seguite sono le stesse. Le altre modifiche, quando si parla di sanzioni si aggiunge sempre il termine penali perché è proprio una questione tecnica di definizione giuridica dei termini. Sui principi in materia di riscossione, sull'articolo 7 viene fatta una modifica non indifferente. Qui già siamo in tema delle facilitazioni per quanto riguarda i pagamenti. Nel comma 4 si inserisce, viene diminuito l'importo, viene ridotto a un terzo, era la metà, l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli, cioè quando un debito viene iscritto a ruolo ma è ancora provvisorio, la notifica dell'atto viene ridotta a un terzo ed era alla metà. Le altre modifiche sostanziali, diciamo, riguardano appunto quello che abbiamo detto prima, cioè la ripetibilità delle spese di notifica. Per quanto riguarda questo articolo, che è il 14 bis, che viene inserito, che è nuovo quindi, viene stabilito che sono ripetibili le spese per atti di notifica di atti impositivi al recupero delle entrate evase, mentre non sono ripetibili le spese di notifica di atti istruttori ed amministrativi. L'articolo 15, che riguarda la possibilità di dilazione di pagamento, è totalmente nuovo, è stato reinserito, con alcune importanti precisazioni. Innanzitutto viene eliminato il tetto oltre il quale era possibile la rateizzazione, cioè in caso di necessità di rateizzare, veniva inserito nel vecchio regolamento, c'era come dire, questa possibilità era riservata soltanto per gli importi superiori a 50.000 euro, questa cosa viene soppressa con l'evidente obiettivo di facilitare le rateizzazioni, soprattutto in situazioni di comprovata difficoltà economica. Per quanto riguarda l'articolo 15, in giunta e in commissione sono state fatte alcuni rilievi su sollecitazione degli uffici che hanno già sentito il Dipartimento in via informale, nel senso che è stata notata, e su questo ci sono infatti all'interno del parere già delle osservazioni su questo,
una differenza per quanto riguarda le entrate extratributarie e le entrate tributarie, quindi il comma 3 e il comma 4 dell'articolo 15, e la lettera D che riguarda l'iscrizione a ruolo dei mancati pagamenti, quindi viene uniformata, nel senso che se voi vedete la proposta di regolamento sono diverse le formule. Nella lettera D del comma 3 c'è inserita l'iscrizione a ruolo, cosa che invece è saltata nel comma 4. Quindi l'emendamento, l'osservazione che è passata in giunta ed anche in commissione prevede proprio l'uniformità tra queste due cose, anche perché l'iscrizione al ruolo è una cosa fondamentale da mettere nel regolamento, deve essere assolutamente esplicitata. L'altra modifica che abbiamo proposto ed è stata accolta in giunta e in commissione riguarda la prima frase del comma 4, che in realtà è soltanto una formula molto più chiara e molto più semplificata per esprimere lo stesso concetto. E lo potete vedere nel parere della delibera, si semplifica dicendo che il comma 4 appunto per gli importi dovuti per le entrate extratributarie oggetto di avvisi di pagamento, invece di mettere quella formula un po' più farraginosa ad esclusione dei casi di cui al comma 2, quindi è fondamentalmente una semplificazione dello stesso tipo di concetto. L'ultimo articolo è un altro articolo che in realtà inserisce anche qui delle facilitazioni notevoli, perché spiega i principi in materia di compensazione. La compensazione, quindi tra credito e debito, è possibile anche per quanto riguarda appunto i crediti e debiti derivanti da diversi tributi comunali e non necessariamente nello stesso. Ovviamente su questo regolamento, che è il regolamento generale delle entrate del Comune di Roma, con queste modifiche la Giunta si è espressa in modo favorevole, la Commissione si è espressa favorevolmente, credo che il Consiglio potrà seguire su questo. Grazie a tutti. Grazie Assessore, apriamo la discussione, chi vuole intervenire, pregato di... Quindi noi stiamo esaminando la proposta con le osservazioni approvate in Commissione, quindi un unico corpo di delibera con le due con le osservazioni. Allora, apriamo la discussione, chi vuole intervenire? Consigliere Coglia, prego. Come diceva l'assessore, ne abbiamo già parlato in commissione molto esaurientemente, non ci sono presenti cose che stravolgono l'ordinamento, però ci sono alcune cose, diciamo, che sono interpretate magari in maniera diversa dalla maggioranza o dalla minoranza, anzi una sola cosa. In realtà sulla dilazione naturalmente siamo tutti d'accordo, perché le persone in difficoltà vanno aiutate, soprattutto in questo periodo di gravi ristrettezze economiche, anche se i criteri non sono chiarissimi, magari sono definiti in altri punti della normativa. Quello che diciamo ci lascia un po' perplessi, e che l'ho detto anche in commissione, è introdurre la possibilità entro il 30 settembre di andare a ritoccare le tariffe dei tributi. Questo, diciamo, la motivazione è banale, però noi non concordiamo con questa motivazione, nel senso che la motivazione è andare a ritoccare il bilancio qualora fosse necessario, in più o in meno. In meno sarà molto poco probabile, e è una strada secondo noi per andare a ovviare a voci di bilancio, come abbiamo detto quando abbiamo discusso la proposta 55, che sono molto poco probabili, insomma, di entrata, quindi probabilmente una strada per compensare. A nostro avviso era meglio non inserire questo punto e scegliere invece una strada di un bilancio molto più stabile con entrate certe. Tutto qui. Grazie. Grazie consigliere Coglia. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Laddaga.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Io faccio dichiarazione di voto a nome del gruppo della Lista Civica e insomma, ovviamente essendo anche Presidente della Commissione Bilancio in cui abbiamo discusso questa proposta con le osservazioni proposte dagli uffici e dalla Giunta, il voto non può che essere favorevole. Insomma, con un ragionamento che abbiamo fatto in commissione, insomma, anche con il collega che mi ha preceduto, che ovviamente sono osservazioni legittime e sensate, ma pensiamo che il tutto si inserisca in un quadro più ampio di organizzazione, razionalizzazione e gestione del bilancio e delle entrate comunali. Quindi, ripeto, siamo favorevoli alla proposta con le modifiche di cui abbiamo parlato e che ha esposto l'assessore. Grazie consigliere D'Attaca. Altre dichiarazioni di voto? Non mi sembra che ci siano, quindi passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Allora, chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Umberto, per favore. Scusate. Allora. Allora. Scusate. Allora, chi era? Scusate. Scusate però, eh? Allora, scusate, rifacciamo la votazione. Allora, chi è favorevole? Favorevole? Però un pochettino di. Allora, chi è contrario? Nessuno. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? A posto. Allora. Quanti? 13 favorevoli e 5 astensioni, Allora, 13 voti a favore, nessun contrario, all'astensione dei consiglieri Coia, Lozzi, Tredicine, Lanotte, Cerconi. Quindi la proposta è approvata. Allora, passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, una risoluzione sulla trasparenza. Allora, consigliera Lancia, Presidente della Commissione, prego. Sì, buongiorno consiglieri, Presidente. Questa risoluzione sulla trasparenza fa parte di quel pacchetto di norme che stiamo approvando piano piano nella Commissione, di cui fa parte anche la diretta streaming, il regolamento dello streaming, e andava a completare la delibera che è passata in consiglio, nello scorso consiglio, sempre sulla trasparenza, perché con questa risoluzione noi chiediamo al Comune di dare al Municipio gli strumenti per poter attivare le leggi sulla trasparenza. Quindi chiediamo di accelerare il processo di unificazione dei siti dei due Municipi, che
che ormai è indispensabile, urgente, anche se stamattina ho saputo che ci stanno lavorando. Chiediamo di fornire al municipio gli strumenti tecnologici diciamo, le risorse umane necessarie per poter attuare tutte le norme sulla trasparenza, sia quelle chieste dalla nostra delibera, ma a maggior ragione quelle previste dallo stesso Comune di Roma, e chiediamo dei corsi di formazione su tutta la normativa, che è molto complicata e ampia. Consigliera Lancia, prego, mi scusi un attimo. Allora, sono stati presentati alcuni emendamenti, no, io non leggo niente però. Allora, bisogna dire, risoluzione tolta, dal punto tolto. Ci siamo capiti male, siamo venuti qua, abbiamo chiesto alla segretaria, cortesemente. Non potevo finire io, possiamo intanto lasciare? Sì, che c'entra? Sì, quella è un'altra cosa, però qui non inserire a quarto... Scusate, Allora, emendamento numero uno. C'è scritto inserire al quarto punto premesso che, di che cosa? Ora, lo facevamo dopo, lo diceva da ora. E allora forse va scritto di quale atto? Certo va scritto. Così come chiedo di poter. Scusate. Chiedo di poter parlare per 30 minuti. Chi? Ma no, non è che non c'entrava adesso. No, cioè. Una richiesta di parlare per 30 minuti che non è firmata. Chi è che vuole parlare per 30 minuti? Scusate però. Lei di sicuro non ci riesce, quindi può fare. Consigliere Cerconi, non le permetto in una maniera più assoluta, va bene? Allora, se uno fa una richiesta la deve anche firmare, forse, a me la casa mia funziona così. Allora, scusate, Allora, consigliere Lancia, scusi, prego. Vabbè, in pratica ho finito, semplicemente ci sono questi tre punti all'ordine della risoluzione, mi sembra che siano richieste da fare al Comune che non possano che arricchire e migliorare la qualità della vita dei lavoratori del municipio e anche la qualità della vita dei cittadini, e ho finito qua, grazie. Grazie consigliera Lancia. Allora, apriamo la discussione su questo punto. Chi vuole, scusate per favore, un pochettino di attenzione e anche di silenzio. Allora, chi vuole intervenire? Non vedo richiesta di interventi, quindi passiamo alla dichiarazione di voto. Chi vuole fare dichiarazione di voto? Consigliera Lozzi, prego. Allora, come Movimento 5 Stelle votiamo favorevole a quest'atto, come a ogni atto che cerca di implementare la trasparenza nelle amministrazioni pubbliche. Grazie anche della brevità. Allora, altre dichiarazioni di voto? Non ci sono. Passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Allora, chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Scusate, quelli che consiglieri che stanno in aula sono pregati di esprimere la propria votazione, favorevole, contrario o astenuto. Allora, abbiamo detto favorevole. Le segretarie non hanno... No, scusate, consigliere Madonna, per favore, allora, scusate, allora, va bene, favorevole, allora, favorevole, scusate, per favore, allora, ma tutti con gli occhiali però, scusate, allora, scusate un attimo, questa è già la seconda volta, per favore, almeno quanto si vota, stiamo un pochettino più attenti, non è possibile però, allora, allora, scusate, tutti favorevoli allora? Allora, tutti favorevoli. Allora. Quanti? Allora, 17 voti a favore, nessun contrario, nessun astenuto. La proposta è approvata.
Passiamo al terzo punto, all'ordine del giorno. Ecco. Proposta di risoluzione di iniziativa dei consiglieri Rozzi e Coglia avente ad oggetto istituzione del registro delle unioni civili. Chi presenta l'atto? Allora, scusate, Presidente della Commissione Politica e Sociale, prego, consigliera Pitrotti. Sì, grazie. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, componenti della Giunta. Sì, la presente risoluzione che è passata di iniziativa dei consiglieri Coglia e Lozzi è passata in Commissione Politiche e Sociali, che ha espresso parere favorevole rispetto alla presente, cioè all'istituzione del registro delle unioni civili. Non nascondo la delicatezza del tema e pertanto in commissione sono state in diverse sedute affrontate le questioni tenendo conto anche della sensibilità anche politica, però diciamo ciò che è emerso poi è quello che si evince anche dalla risoluzione stessa, che pertanto ha trovato la condivisione non solo da parte mia ma dei presenti della Commissione, cioè il concetto di esplicitare il più possibile le convivenze, le cosiddette unioni civili, non solo tra persone di sesso diverso ma anche dello stesso sesso, e di riconoscervi nel legame affettivo il fondamento sul quale poi si instaura il legame stesso. Diciamo che ci sono diversi piani che vengono anche in parte riportati all'interno della risoluzione. Ovviamente un primo piano è quello che riguarda la legislazione nazionale, quindi facendo riferimento all'articolo 2 della Costituzione italiana. Quindi il riconoscimento di garantire diritti inviolabili, soprattutto che non siano legati a qualsiasi forma di discriminazione a partire anche dalle proprie preferenze e da come si decide di unirsi e di creare una nuova famiglia. Ci sono diversi piani però, ne abbiamo in sostanza anche individuati tre. Un primo piano che è quello che oggi ci porta a confrontarci in Consiglio Municipale è proprio quello che riguarda, potremmo dire, forse un movimento dal basso, cioè partire proprio da un registro delle unioni civili municipali, così come era stato istituito dall'ex decimo municipio con l'allora presidente Medici, in cui in realtà più che altro non aveva un valore effettivo, ma era più che altro simbolico, ma quella fu un'esperienza che in realtà fu chiara, cioè delineò una chiarezza soprattutto nei risultati. Non solo le persone che erano venute ad iscriversi al registro erano persone dello stesso sesso, ma anche persone di sesso diverso. Pertanto era come se si fosse determinata una sorta di solidarietà tra questi due elementi, cioè tra chi anche naturalmente le coppie eterosessuali decidono di creare un legame e chi invece dall'altra parte appunto non ha una garanzia dal punto di vista legislativo e quindi nel vulnus legislativo soprattutto dal punto di vista nazionale. E pertanto le due cose insieme crearono un'esperienza che poi si è anche riportata negli altri municipi. Il secondo aspetto è sicuramente la necessità di chiedere un adeguamento della legislazione nazionale per adeguare la convivenza tra eterosessuali con quelle delle persone dello stesso sesso. Se volessimo definire così proprio hic et nunc il nome e il titolo come unioni civili senza prevedere alcuna connotazione simbolica o quant'altro, è però doveroso ricordare che è necessario fare uno sforzo ulteriore proprio dal punto di vista legislativo, perché non ci possiamo nascondere che è necessario comunque un intervento all'interno del codice civile affinché venga riconosciuto appunto
appunto l'istituzione dell'unione civile così com'è, soprattutto per persone dello stesso sesso, che sono quelle che al momento non hanno diciamo alcuna garanzia né dal punto di vista dei diritti né tantomeno dei doveri, mentre come abbiamo visto il nostro paese, seppure con le sue lentezze e con le sue difficoltà e nonostante diversi richiami da parte dell'Unione Europea che ci hanno coinvolto sia come paese membro ma anche con una legislazione abbastanza tarata e arretrata rispetto a questo, prevedono una, la stessa Unione Europea che poi si è espressa più volte verso il riconoscimento dei diritti civili a tutte le persone senza distinzione appunto di sesso, quantomeno sollecitando ad andare verso il pieno riconoscimento della parità di diritti a tutti i cittadini, ovviamente coinvolgeva il nostro paese e da qui tutta la discussione che si creò anche a livello nazionale sui cosiddetti PAX o famosi DICO, quindi unione di fatto, che hanno visto da una parte anche il riconoscimento di diritti ma anche di doveri delle due coppie, soprattutto perché oggi quello che si può diciamo, pensare è che la famiglia, senza togliere niente alla famiglia così strettamente legata al concetto tradizionale, ma semplicemente sarebbe un paradosso oggi o non si vuole vedere quanto la società italiana è cambiata e quanto oggi le forme di convivenza siano diverse e pertanto sarebbe sbagliato dal punto di vista istitutivo e legislativo non riconoscerne la validità all'interno dei propri ordinamenti, sia giuridici che istituzionali. È da qui che viene la nostra richiesta, è da qui che si chiede, in particolare nel dispositivo lo si può leggere, anche una sollecitazione al Consiglio Comunale, proprio perché, come sapete, la proposta di regolamento del registro delle unioni civili è passata in commissione, ma aspetta la calendarizzazione appunto in Assemblea Capitolina, alla fine di ratificarne definitivamente l'esistenza. Quindi da una parte si chiede di andare verso una calendarizzazione dello stesso atto, al fine quindi di estendere appunto agli iscritti nel registro delle unioni civili anche tutte quelle tutele di carattere sociale ma anche appunto di diritto civile che spettano a queste coppie che da oggi più di diverso tempo chiedono un riconoscimento di fatto all'interno della società italiana. Credo che se il municipio oggi tutto possa esprimersi in questo senso, credo che sia un bel segnale, soprattutto nel rispetto dei diritti e di una nuova cittadinanza anche all'interno della nostra città. Grazie. Grazie a lei, consigliera Vitrotti. Prima di procedere alla discussione generale, volevo far presente alcune cose su quest'atto. Allora, nella parte risolutiva noi dobbiamo, il Consiglio Municipale può impegnare la Presidente affinché intervenga presso il Sindaco. Noi non possiamo, diciamo, in una soluzione impegnare direttamente il Sindaco, impegniamo la Presidente e la Giunta a intervenire presso il Sindaco affinché, l'altra cosa, di impegnare la Presidente, a parte c'è scritto di impegnare la Presidente del Consiglio, vabbè, il Presidente del Municipio. Allora, noi non possiamo trasmettere, diciamo, al Parlamento. Presidente, scusi. Noi possiamo trasmettere i nostri atti, le nostre risoluzioni al Sindaco e non al Parlamento, che il rappresentante massimo dell'amministrazione capitolina è il Sindaco. Quindi chiedo di sospendere 5 minuti. Scusa, un po' di tempo, sto parlando, per favore. Agli estensori, insieme al Presidente della Commissione, magari, agli estensori di questa risoluzione, di rivedere nella parte risolutiva questi due aspetti per poi continuare con la discussione generale. Sì, Presidente, sì, è molto semplice, nel senso io ho un testo abbastanza, corretto, quindi se ci quindi, vogliamo vedere. Va riscritta qui sopra? Sì, non c'è. Vabbè, consigliere Matrona? Scusate, forse mi sono perso, perché succede in questi anni. Ma questa è passata in commissione, io non faccio parte della commissione, quindi c'è un parere favorevole della commissione, che qui non risulta qui sopra, non viene nell'atto. Non c'è parere favorevole della commissione. E poi scusate, no, perché qui ricominciamo sempre con lo stesso giochetto. Se c'è la commissione che ha liquidato questa risoluzione, perché ha sempre firmato dagli estensori? Cioè, ma scusate,
ma ancora non vi imparate, è questo... la volta che vi ricordo questo, però continuate ancora a mandare in giro atti alla firma di estensori che hanno presentato la, la risoluzione, sì. Non si può fare. Vabbè, consigliere Maduro, abbiamo capito, allora, sono d'accordo, però gli estensori... I presentatori di questo atto sono le due firme date, è chiaro che se, se viene fatto proprio dalla Commissione diventa un atto della Commissione. Allora, sospendo il Consiglio 5 minuti e gli estensori insieme al Presidente della Commissione ripetono. Allora, riprendiamo il Consiglio, grazie. Prego i consiglieri di prendere posto. Allora, la risoluzione è stata modificata, come abbiamo detto, nel senso che nella parte risolutiva si impegna la Presidente a trasmettere al Sindaco, come rappresentante massimo dell'amministrazione capitolina. Allora, riprendiamo quindi la discussione su quest'atto così modificato nella parte risolutiva, facendo presente che questo atto nella commissione, la Commissione ha espresso parere favorevole, quindi è un atto della Commissione. Va bene? Allora, prima di riprendere la discussione generale volevo comunicare all'Aula che la consigliera Cercone ha chiesto, ai sensi del regolamento, di intervenire per 30 minuti. Hai anche la presentazione di un emendamento. E ci sono, ci sono sei emendamenti, tra cui alcuni soppressivi e alcuni aggiuntivi. Allora, consigliera Cercone, prego. Consigliera Cercone, può intervenire per 30 minuti, prego. Infatti non vogliamo rivedere gli emendamenti? No. Prima la discussione generale e poi gli emendamenti. No, non mi sto arrabbiando, anche la voce mia è così. Consigliera Cercone, stia calma. Qui siamo tutti calmi, non si preoccupi. Prego. Flavia, stai serena, è il caso di dirlo. Buongiorno a tutti. I consiglieri, io vi ringrazio per, ovviamente, per aver portato in aula questo, un tema così importante. Purtroppo ovviamente, come sempre, Fratelli d'Italia non si trova d'accordo con nulla che è scritto sul, con quasi nulla che è scritto sulla risoluzione. Ci sono dei, vorrei procedere prima facendo dei rilievi a livello anche giuridico, visto che purtroppo nella risoluzione ci sono delle inesattezze e delle estrapolazioni di sentenze costituzionali che in realtà, così lette, dicono una cosa, prese nel contesto della risoluzione dicono tutt'altro. Diciamo che leggendo la prima parte del premesso che, nel momento in cui si parla prima di famiglia, poi di convivenza, come abbiamo sentito la consigliera presidente della commissione, bisogna fare un attimo di chiarezza. Un conto è parlare di matrimonio, un conto è parlare di convivenza. Riguardo alla, diciamo che nella risoluzione c'è un po', non si capisce bene, i termini sono equiparati e questo secondo noi ovviamente non può essere accettato. L'articolo 29 riporta bene il testo: la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale. A questo proposito volevo intervenire sottolineando qualcosa di importante. Che significa società naturale? Non significa sicuramente, società naturale significa la famiglia è un qualcosa di più rispetto a tutte le altre formazioni sociali e il qualcosa di più è il fine procreativo e la possibilità di procreazione. Per questo riteniamo non possa essere ovviamente equiparata a qualsiasi altro tipo di unione. Non solo, quando noi parliamo di matrimonio, tant'è vero che qua si parla di famiglia fondata sul matrimonio, io vi inviterei a leggere anche gli articoli seguenti del codice civile, tant'è vero che per esempio l'articolo 156 bis parla di cognome della moglie, quindi si riferisce il matrimonio ad un'unione di uomo e donna. Non solo, io accenno e vado avanti nel
nell'anticipare un po' quello che volevo dire rispetto all'emendamento che ho portato avanti, ed è proprio citandovi una sentenza della Corte Costituzionale numero 38 del 2010 del 14 aprile. Che cosa ci dice la Corte Costituzionale, visto che prima è stato nominato, sono stati nominati i vari riferimenti legislativi? Questo è un riferimento giurisprudenziale, ma altrettanto importante, visto che faccio presente a tutti quanti che quando parliamo spesso di diritti che non vengono riconosciuti perché non ci sono norme o non ci sono leggi in Italia, faccio presente che spesso la prassi giurisprudenziale ha permesso in molti casi di sopperire alle lacune dell'ordinamento. In questo caso la Corte Costituzionale, secondo me, è citata in maniera inesatta, tanto è vero che mentre leggendo la risoluzione si potrebbe capire che la Corte Costituzionale è a favore delle unioni civili tra coppie, per esempio, dello stesso sesso, in realtà così non è. Tant'è vero che la stessa Corte riporta: forse riconducibile all'articolo 2 costituzionale, l'unione omosessuale rappresenta tuttavia una formazione sociale non idonea a costituire una famiglia fondata sul matrimonio, stante l'imprescindibile potenziale finalità procreativa del matrimonio, che vale a differenziarlo dall'unione omosessuale. In più, proseguono i giudici, e leggo la massima, in tal senso orienta anche il secondo comma della disposizione, che affermando il principio dell'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ebbe riguardo proprio alla posizione della donna. Ciò significa che in questo caso non si parlava di coppie dello stesso sesso e non poteva essere riferito a coppie dello stesso sesso, bensì veniva riferito ovviamente alla posizione della moglie, cui intendeva attribuire pari dignità e diritti nel rapporto coniugale. Si conclude poi che in questo quadro, con riferimento all'articolo 3, la suscitata normativa del codice civile, che per quanto sopra detto contempla esclusivamente il matrimonio tra uomo e donna, non può considerarsi illegittima sul piano costituzionale. Ciò sia perché essa trova fondamento nel citato articolo 29, sia perché la normativa medesima non dà luogo ad una irragionevole discriminazione, in quanto le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio. Quindi, partendo dal presupposto che l'intera risoluzione non pone nella giusta misura i termini convivenza, registro delle unioni civili, e quindi fa, diciamo, un mélange sostituendo matrimonio ad unione a convivenza, e già per questo motivo non potendo essere accoglibile, non solo propone un registro, ma il registro delle unioni civili non farebbe altro che in realtà proporre neanche un matrimonio di serie B, ma sostituire semplicemente un contratto che svilirebbe il vero senso e significato del matrimonio stesso. Manca in questo concetto, inoltre, di registro delle unioni civili il senso del dovere e degli obblighi che invece dal matrimonio discendono. Io vi ringrazio che prima avete detto che i consiglieri durante la discussione devono fare attenzione. Io gradirei che anche chi è presente dall'altra parte facesse attenzione e anche un po' di silenzio, in quanto si sta parlando di una questione abbastanza delicata. Il registro, appunto, delle unioni civili non servirebbe altro che in realtà regolare dei rapporti tra soggetti giuridici, che potrebbe essere regolati semplicemente con il diritto privato, parlando di convivenza in generale, e soprattutto portando in realtà e volendo portare in questa situazione un cambiamento non solo culturale ma ideologico. Il problema, secondo noi, si basa sul fatto che la famiglia non può in alcun modo essere sostituita né può essere modificata nella sua forma che qualcuno definirebbe tradizionale, ma che noi vogliamo definire naturale, naturale per il motivo che ho detto all'inizio, ossia il luogo naturale della vita, all'interno del quale si sviluppa la vita, e non perché si vuole andare contro altri tipi di aggregazioni sociali, li definirei così, neanche famiglie, perché appunto la famiglia è quella che si può creare sull'unione di un uomo e di una donna. Il registro delle unioni civili è semplicemente un modo un po' maldestro di far passare, di voler far passare un'ideologia che oggi pone sulla
sulla gogna chi la pensa in maniera diversa, chi non accetta, diciamo, questo tipo di mancanza di assunzione di responsabilità. Oggi chi vuole, un uomo e una donna possono, non hanno bisogno del registro delle unioni civili perché sanno di poter contare sul matrimonio, anche un matrimonio semplicemente civile, per potersi unire e per poter regolare i propri diritti e per poter garantire ai propri figli la degna, pare brutto dirlo, copertura giuridica, partendo dal presupposto che l'ordinamento parla anche di convivenze more uxorie e quindi non tralasciando nessuno degli aspetti che possono oggi rivelarsi nella società. L'intera risoluzione, a me dispiace, ma non può trovare nessun tipo di accoglimento per quanto sopra detto, e vorrei semplicemente ricordare a tutti che far passare con un altro nome quello che viene definito istituzione del registro di unioni civili, non specificando che la motivazione per il quale viene portato non è l'unione delle coppie eterosessuali, che come detto hanno sicuramente la possibilità di unirsi in matrimonio e quindi di far scaturire non solo quei diritti di cui molti, se non moltissimi, si riempono la bocca, ma anche di molti doveri, perché l'unione tra due persone è anche e soprattutto dovere verso la società, verso i figli che crescono, essendo una formazione sociale che, come ben detto, è una formazione sociale tutelata dalla stessa Costituzione. Per quanto detto, insomma, e per i motivi, ovviamente, poi non so se avrò possibilità di esporlo di nuovo, l'emendamento soppressivo che ho tentato di spiegando che è completamente sbagliata l'estrapolazione che è stata fatta di parti della sentenza, modificandone per gran parte il significato, non può essere accolta né dal punto di vista tecnico-giuridico né dal punto di vista contenutistico, quindi entrandone nel merito, proprio per quanto detto, volendo secondo me qualcuno celare, ecco, questa volontà di far passare una nuova ideologia, un nuovo modo di intendere la società attraverso non solo la banalizzazione del matrimonio, ma anche delle finte necessità che in realtà le coppie eterosessuali non hanno, perché gli strumenti normativi a disposizione già ci sono. Grazie mille. Grazie a lei, consigliera Cerconi. Allora, altri interventi? Consigliere Cofano, prego. 10 minuti. Grazie Presidente. Oggi ci accingiamo a votare un atto importante. Si tratta di un atto doppiamente rilevante nell'azione di allargamento delle libertà personali e per i diritti di tutti, di concreto riconoscimento dell'ambito territoriale e di stimolo ad un Parlamento nazionale che è stato incapace di prendere iniziative sul tema delle coppie non tradizionali, come già fatto da anni in Francia, Olanda, Svezia e da tante altre parti, per citarne alcune. Guardando alle trasformazioni morfologiche anche che ci sono state nell'ambito delle famiglie, le unioni civili nel 2009 sono diventate 897.000 circa e rappresentavano il 6% del totale. Erano 533.000 nel 2003, solo 5 anni prima, e 343.000 nel 98. Crescono all'interno delle nuove forme familiari con i single non vedovi, i monogenitori non vedovi e le famiglie ricostituite coniugate, per un totale di 6.866.000 nuclei definibili non tradizionali, fuori dal vincolo del matrimonio in cui vivono circa 12 milioni di persone. Si tratta di circa il 21% della popolazione totale, un dato quasi raddoppiato rispetto al 1998, quindi appena poco più di 15 anni fa. L'unione civile è il termine con cui si indica il negozio giuridico diverso dal matrimonio, che comporta il riconoscimento giuridico della coppia di fatto, finalizzato a stabilirne diritti e doveri. Quando si parla di coppia di fatto ci si riferisce in genere sia a coppie di fatto eterosessuali sia a coppie di fatto omosessuali. Anche la Costituzione si esprime sul tema. L'articolo 29 definisce società naturale fondata sul matrimonio. L'articolo 2 invece, a discapito di quanto è stato detto nell'intervento precedente, dispone che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità,
e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. E su questo la Corte Costituzionale si è espressa sostenendo per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. Pensiamo che addirittura è del 1981 la prima risoluzione dell'Unione Europea contro le discriminazioni sessuali. Ancora oggi, insieme alla Grecia, siamo gli unici, nell'ambito dell'Unione Europea, a non aver istituito le unioni tra due persone dello stesso sesso. Molti paesi dell'Unione Europea già riconoscono i matrimoni egualitari. La Francia nel 2013 ha celebrato 7.000 matrimoni gay, noi zero. Anzi, facciamo addirittura fatica ad approvare norme contro l'omofobia. Io dico che sui diritti il compromesso non esiste, i diritti o ce li hai o non ce li hai, perché un paese moderno i diritti li concede, non li negozia, ed è per questo che non esistono diritti di serie A e diritti di serie B. Tutti hanno diritto alla possibilità di sancire per legge il loro amore. Si dirà, molto spesso si sente, che le unioni civili non sono la priorità, prima le famiglie, prima la sicurezza. Come se due persone che si amano, che magari hanno figli anche, non fossero famiglie e la patente di famiglia, l'etichetta, potesse darla soltanto un contratto di matrimonio fra persone eterosessuali. Come se tra l'altro non le avessero già distrutte le famiglie tutte, togliendogli il lavoro, togliendogli il reddito, togliendogli i diritti. E spesso le forze politiche che hanno prodotto tutto questo sono proprio quelle che oggi si immolano come detentori della verità e tutelatori della famiglia con l'F maiuscola. La settimana Rainbow ha dato voce a tutte le richieste dei municipi, che su questo tema trova anche il nostro, sia l'ex nono che l'ex decimo municipio, tra i più attivi, avendo già istituito il registro delle unioni civili negli anni precedenti, che è stata votata anche da autorevoli consiglieri presenti in quest'aula. Questa è l'occasione per dare continuità al programma di governo di Marino, che ha tra le priorità anche il registro delle unioni civili. È in questa fase che devono emergere con chiarezza le responsabilità di chi si oppone a questa spinta riformista. È un punto di arrivo? Assolutamente no. Il riconoscimento delle unioni civili è un punto di partenza, è la sufficienza, è il minimo sindacale. L'obiettivo è quello che ormai di fatto già consolidato nella nostra città, nel nostro paese, in Europa e in molte parti del mondo, l'equiparazione delle nuove forme familiari a quella tradizionale. È importante che il passo lo faccia Roma Capitale, che sia un volano per un buco normativo vergognoso che ci rende ancora su questo tema un paese inavanzato, che non riesce a riconoscere i mutamenti morfologici, sociali e demografici. Grazie. Grazie consigliere Cofano. Altri interventi? Consigliere Tutino, prego. Grazie Presidente. Cari compagni consiglieri di entrambe le parti, perché oggi siamo scusate consiglieri, per favore, consigliere Tredicini, per favore, prego. Siamo chiamati ad una festa della democrazia, perché vi chiamo tutti i miei compagni da questa parte e gli altri compagni, perché siamo insieme a spartire il pane della democrazia, che è il rispetto della legge e delle regole, perché quest'Aula si è comportata, e questo Consiglio, in una maniera di grande dignità e molto diversa da quello che sta accadendo altrove. In questo si è compagni nella democrazia, nel pane della democrazia e della legalità. In che senso? Non vi parlerò del fatto
che sono d'accordo col provvedimento. Tenderò a dare questo per scontato, ma vi parlerò invece dell'ordine del giorno che non ho presentato, ovvero quello in cui si rilevava l'illegalità totale con cui viene gestita attualmente l'assemblea capitolina rispetto alle unioni civili. Devo intervenire come Presidente del Consiglio, non le posso permettere di dire che l'assemblea capitolina ha un percorso illegale. Parlerò per parlare. Mi dispiace, no? Non glielo posso consentire. Parlerò d'altro, ovvero migliaia di firme, circa 15.000 firme attendono da circa 7 anni di essere discusse all'Assemblea Capitolina, 15.000 firme su delibere di iniziativa popolare. La risoluzione chiede di mettere in discussione e mettere all'ordine del giorno quelle delibere. E perché non vengono messe all'ordine del giorno quelle delibere? Perché sostanzialmente sta prevalendo un metodo che è il metodo dell'illegalità, del nascondere i problemi, che invece quest'Aula ha deciso, grazie alla dignitosissima e importante conduzione da parte dei consiglieri e anche del Presidente, con cui sempre ho litigato su tutto, ma che in questo è stato forte e dignitoso nel mettere all'ordine del giorno subito ciò che andava messo all'ordine del giorno, al contrario del metodo Coratti. Laddove in assemblea capitolina il sottoscritto è stato buttato fuori dal presidente Coratti perché gli urlava dimissioni perché non mette all'ordine del giorno. Da anni va messo all'ordine del giorno per regolamento ed è scaduto il 5 giugno l'autoconvocazione del Consiglio sulle unioni civili e Coratti continua a non metterlo all'ordine del giorno e attendiamo adesso la diffida da parte del prefetto su questo. Ebbene, questo municipio, oggi felicemente decorattizzato, è la risposta migliore, la risposta vittoriosa della democrazia. Non importa come andrà a finire, non importa. Scusate, per favore, consentito? Per favore, un po' di silenzio, non grazie. Non mi sembra di aver interrotto nessuno. Prego, consigliere Tutino, continui. Non mi sembra. Prego. Scusate, consigliere Tutino, vada avanti. No, perché... Per favore. Ciò che sicuramente può unirci tutti è il rispetto della legge e del regolamento. Ciò che invece sicuramente divide e fa a pezzi lo Stato di diritto è piegare alle volontà di una parte il regolamento e le leggi. Allora, oggi non importa come andrà a finire questo voto. Non è possibile. Per favore, consigliere Tutino sta parlando, per favore. Per favore, consigliere Padrò, per favore. Un po' di rispetto, non fa male a nessuno, grazie. Consigliere Tutino, prego. Grazie. Non importa come andrà a finire questo voto, perché la vita della democrazia è che la sconfitta di oggi è la vittoria di domani, la vittoria di oggi è la sconfitta di domani. Questo è la normalità di una democrazia, mentre la morte di una democrazia è quando si vieta di parlare negando il diritto e non si mette all'ordine del giorno le discussioni che vanno messe all'ordine del giorno. Quindi questa felice e gioiosa decorattizzazione dell'Aula fa sì che possiamo stare in un ambiente igienicamente estremamente più sano e mi auguro che lo stesso avvenga in Consiglio Comunale. Grazie. Grazie a lei, consigliere Tutino. Altri interventi? Ripeto, siamo ancora in discussione generale. Ci sono altri interventi? Consigliere Madrona, la prego. 10 minuti. No, di meno. Di meno.
compagni di destra, di centro e di sinistra, di tutte le parti, specialmente l'opposizione. Sto salutando. Pure io non parlo, parlo per parabola. Ma come fa uno che fa parte della maggioranza del PD parlare male del presidente del Consiglio Comunale? Consigliere Tutino, vale anche per lei, sembra in preparazione, di non interrompere, grazie. Politica. Non so come la prendono quelli del PD, perché io a questo punto io mi alzavo e me ne andavo. Sono onesti, perché tutti gli altri sono disonesti. Per consigliere Tutino, per favore. Io mi auguro che questo non per favore la testa, perché io me lo auguro, che c'è avuto qualche problema ultimamente, però mi auguro che, perché oggi, vabbè, comunque sto dicendo, per questa risoluzione che mi sembra che è stata, che diciamo è stata calendarizzata così velocemente, con una straordinaria, è stata liquidata, infatti si è visto le varie mancanze, esatto, 4 mesi, all'improvviso viene calendarizzata in una straordinaria e viene liquidata. E qui bisogna rispettare anche, quando si parla di serietà, onestà, dei percorsi, del prefetto che deve intervenire sul municipio trasparente, non mi sembra che ci siano state le stesse cose. Anche lì mi sembra che il municipio trasparente, una risoluzione, una delibera, stava ferma da circa 4 mesi, 5 mesi, che vagava per gli uffici, poi è arrivato il giorno prima è arrivata una nota dove metteva in discussione tutto l'operato e tutto quello discusso e deliberato in commissione. Quindi anche qui dentro si manifestano le stesse cose che si stanno facendo al Consiglio Comunale. Detto questo, noi già il Presidente Medici nell'altra consigliatura istituì il registro delle coppie civili. Sono contento, potete unirvi, facciate un matrimonio, tanto è previsto, ecco là che uscivano fuori, non c'era bisogno di portare una risoluzione. L'unione delle coppie, l'unione si fa così, registro, se registrano tutti e due, ecco lì che avete fatto. Quindi noi votammo all'epoca contrari, perché se c'è una legge, se c'è lo stesso Marino, la stessa sua giunta, lo stesso suo consiglio che non riesce a calendarizzare un atto di così tale importanza, se lo stesso Presidente del Consiglio non riesce a mettere a fuoco quello che sta succedendo, visto che ci vorrebbe non tanto un sollecito da parte del Consiglio Municipale, che gli serve questa famosa bandierina da sbandierare, come tante bandierine che ha sbandierato la Presidente Fantino, che poi non sono servite a nulla, signor Presidente, perché lei vede come siamo nel nostro municipio, no? Noi ci accontentiamo dei pezzettini di carta, questi, facciamo l'istituzione del registro delle unioni civili, andiamo avanti, mandiamo il nostro presidente alla carica, al sindaco Marino, e poi non ci accorgiamo che il nostro municipio sta scendendo più in basso che mai è successo da 6 anni a questa parte. Eppure alcuni pezzetti di carta servono, vanno bene, e quindi servono per farsi forza, altri pezzetti vengono tenuti in tal cassetto. Però detto questo, più che una risoluzione di questo municipio, secondo me ci vorrebbe una bella legge nazionale, una spinta vorrebbero tagliare adesso con il divorzio, con la legge sul divorzio, credo che sarà inserita o verrà inserita, me lo immagino, all'interno di essa magari un qualcosa che riguarderà proprio le unioni civili, perché dire al sindaco, impegnare il sindaco e dirgli: caro sindaco, devi farti promotore verso le istituzioni. Ma le istituzioni, quali sono le istituzioni? È il suo consiglio comunale che non delibera, che non scrive all'ordine del giorno la problematica. E al governo c'è il governo del PD, c'è il presidente Renzi, e non credo che il settimo municipio, che io ho sempre definito in alcuni atteggiamenti, in alcune mozioni e risoluzioni, il Ministero degli Esteri, quando si è votato su alcune risoluzioni che riguardavano addirittura la chiusura del campo Rom del quindicesimo municipio, ce ne siamo occupati noi. Quindi mischiare in questo momento le carte non credo che sia una cosa bella, tanto più dimostra pure il fatto, come è stata scritta questa risoluzione, che sono state tralasciate delle cose molto importanti, tra le quali proprio la commissione, il parere favorevole della commissione,
e abbiamo lasciato, come ho detto prima, le stesse firme, cioè qui si fotocopia, si ciclostila, si fanno girare i documenti, poi ci accorgiamo che c'è un errore, qualche cosa, si cancellano le firme, ma intanto sono girate, sono andate in giro, quindi non è un problema. Però detto questo, ho detto, ribadisco quanto dissi col presidente Medici, anche se non sapevo che la presidente Fantino, sì, forse vagamente ricordo che anche lei aveva istituito questo registro, come il testamento biologico, se non erro, no? Sono tutte queste cose che escono da sto municipio così all'improvviso, vengono partorite così, arriva sta fulminata, dice facciamolo noi, però questo poteva succedere quando c'era un governo di centrodestra, poteva succedere quando c'era un sindaco di centrodestra, ma fare questo adesso che c'è un sindaco di centrosinistra e un governo, sarà centrosinistra, non lo so, credo che sia centrosinistra anche lui, mi sembra un po' esagerato, mi sembra esagerato. E proprio per questo sono stati presentati gli emendamenti, pure per capire qual è l'orientamento di questa risoluzione, perché detta a parere nostro dovrebbe essere ritirata, perché anche se per 4 mesi è rimasta ferma lì dentro un cassetto, all'improvviso in una straordinaria fatta così Y, no, calendarizzata all'improvviso, calendarizzata in 24 ore, 48 ore, è stata votata. Evidentemente c'è qualcuno che ha spinto forte, qualcuno... La legge? Ma se questa è legge, poi mi dice perché offendo. Parla, parla a sproposito. Scusa, consigliere Matrona, per favore. Quella tua. Invece manca la chiama. Prego, consigliere Matrona. Ecco, quindi... detto questo, noi ribadiamo come Forza Italia che siamo veramente fortemente contrari a questa risoluzione, perché non la riteniamo giusta né nel suo contenuto neanche ma più che altro nel percorso che ha fatto. E in un momento dove si sta discutendo al Comune, perché lo stesso sindaco Marino un anno fa lo portò come nelle sue linee programmatiche, nel suo programma portò proprio registro delle unioni civili, a distanza di un anno ancora non ci riesce, non mi parlate che legalità, sicurezza, legge, non è così, c'è qualcosa di più grande, più alto. Lo stesso Renzi adesso sta parlando, se ne è uscito con qualche frasetta un po' dicendo dobbiamo regolarizzare, è vero. Per me rimane sempre il fatto che prima, parlando con qualcuno, gli ho detto ma perché tu vorresti le unioni civili, qual è il motivo principale? E sai, perché una è stata diversi anni con un altro, morto quello, si è trovata a mezzo alla strada. Detto, quindi perché non si sono sposati? E perché non ci hanno pensato? E detto, vabbè, il matrimonio regolarizza un po' tutta la situazione, perché sia patrimoniale che affettiva, devi assistere fino alla morte, nel bene e nel male, nella gioia e nel dolore. E pertanto perché non l'hai fatto? Penso che sia lo strumento più idoneo, sia proprio il matrimonio. Però dice no, però sai, c'è il problema della casa, ma quello si può superare, perché se due persone si amano, qual è il problema? Se muoio io c'ho una casa, te la dono. Certo, ci stanno gli eredi, e il problema sono degli eredi. Però te la dono e faccio un'altra donazione, che problema c'è? È il problema allora la pensione, che non si può donare. Certo. Scusate, per ma favore. C'è libertà. Per favore. Se c'è libertà, allora questa libertà, perché la dovete modificare con una risoluzione? Lasciamo la libertà a tutti quanti. La libertà di pensare e di agire. Se tu ami nella gioia e nel dolore, nel bene e nel male, e assisti tutti quanti ti sposi. Se non puoi sposare è un problema tuo. È un problema suo? E certo che se sono due uomini a me mi dà fastidio. È un problema mio. Se sono due donne darà fastidio a voi forse. O se vi piace, non lo so. Vabbè, comunque a me dà fastidio. A me la religione da piccola mi ha insegnato che il matrimonio è costituito da uomo e donna. Uomo e donna. E alla base di tutto ci sono i figli. Io sono antico, molto antico. Voi siete giovani. È proprio la vostra giovinezza che sta rovinando...
monogame, Presidente, io ho 30 anni, sto vecchia. Il vostro, il vostro modo di correre sta rovinando, scusate, sta rovinando. Scusate, scusate. Il vostro modo, prego, signor Matteo, c'è ancora un minuto. Il vostro modo di distruggere sta rovinando tutto quanto, perché voi state distruggendo le vostre radici, le nostre radici, la nostra cultura, voi la state distruggendo tutto ciò che è bello, lo state mischiando. Sì, ma voi siete abituati a una... Marina è andata in mezzo ai trans, ma è giusto che ci va, perché il sindaco di Roma rappresenta tutti quanti, è giusto che ci vada, però si è fermato, capito? Quindi non è un problema. Detto questo, chiudo, perché tanto se andiamo tanto con voi è come fa uscire una goccia di acqua da una roccia. È inutile. Che c'entra? È un problema di Berlusconi, non è un problema mio, Presidente. Si è sposato, però. Si è sposato, ci ha avuto figli. Si sposa, si è divorziato. C'è qualcuno come nel sud che ha accompagnato tranquillamente, si è messo orecchini, ha accompagnato, che problema c'è? Accompagnato con lo stesso sesso, voi potete accettarlo, io non l'accetto, perché a me purtroppo la mia cultura, le mie radici cristiane, mi dicono che io non posso, io, può darsi che sbaglio, però io come persona, se alla base di tutto c'è il matrimonio, uomo e donna, deve essere fatto uomo e donna. Cioè, due sessi uguali non è matrimonio, non è matrimonio. Oppure, ecco, come ha detto giustamente lei, siamo arrivati adesso proprio per questo qui, arriveremo al genitore, però spero che qualcuno si stia ribellando, al genitore numero uno e al genitore numero due, nonno del numero uno e nonno del numero due, sia del numero uno sia del numero... Ma ragazzi, ma il padre e la madre che fine hanno fatto? Poi come chiameremo? Cioè, quando arriveremo, perché dopo il percorso sarà molto breve, quando arriveremo ai matrimoni tra due sessi uguali, no? Che dopo arriveremo, dovremo dire chi è mammo 1, mammo 2 o papo 1, papo 2, perché dopo pure là dovremo modificare, perché non è che possiamo dire genitore 1, genitore... Qual è il genitore oggi? Lo fai te? Vabbè, lo faccio io oggi. Vabbè, quindi senza offesa per... Consigliere Patrono, il tempo è finito. È finito, senza offesa comunque per chi è diversamente diverso da noi, perché è uguale, e non è uguale a me, uno che si sposa con un uomo non è uguale a me, e dimmi quello che te va, se è una che si sposa con un uomo, la prego, la prego di chiudere, grazie. Vabbè, comunque, prego. Concludo dopo, grazie. Grazie consigliere Matronova. Allora, consigliere Lozzi, prego. Allora, come da secoli penso succede in Italia, quando parliamo di ampliare i diritti ad altre persone, ad altre categorie, ad altri gruppi, ci preoccupiamo che i nostri possano essere menomati o tolti. In una società civile ampliare i diritti ad altre persone, riconoscere situazioni differenti che col tempo si evolvono, perché 20 anni fa la vita era in un modo, oggi è in un altro, tra 20 anni sarà in un altro, significa evolversi come società civile, significa essere comunità, perché accettare che altri possano vivere la loro vita come hanno scelto e come scelgono di viverla, non toglie nulla a noi. Noi dobbiamo cercare di guardare oltre il nostro naso. Io starei bene così, ringrazio. Sono etero, ho lavoro, ho la casa, quindi di che cosa mi dovrei preoccupare? Mi preoccupo perché al fianco magari c'è una persona che ha una visione della vita differente, è una persona che è cittadina italiana e romana come me, ha tutti i doveri, paga tutte le tasse, ma non ha il diritto come me di vivere la sua vita così come l'ha scelta. Quindi fare un passaggio del genere, riconoscere un registro delle unioni civili anche per coppie omosessuali, serve poter garantire a loro gli stessi diritti di cittadinanza che ha ognuno di noi, senza togliere niente a nessuno. E qua non si parla di matrimonio, nessuno in questa risoluzione, se uno l'avesse letta attentamente, non si confonde il termine convivenza o matrimonio. Dite per le coppie etero ci sono i matrimoni civili, perfetto, togliamo la parola etero e lasciamo la parola omosessuali e riconosciamo il registro delle unioni civili per gli omosessuali, visto che loro hanno diritto di vivere con chi amano, di essere rispettati e di avere diritti e doveri riconosciuti come chiunque altro. Questo è essere comunità, questo è essere società civile. Grazie. Grazie consigliere Lozzi. Altri interventi? Consigliere Ciancio, prego.
Grazie consigliere. Consigliera Caccomo, prego. Grazie. Premetto che la mia vita è improntata su principi morali della fede cattolica. Riconosco però che oggi esistono nuove forme di convivenza che però non ritengo assimilabili alla famiglia tradizionale e al matrimonio. Riconosco comunque che tutti dovrebbero avere gli stessi diritti e gli stessi doveri e ho rispetto per tutte le forme di vita e di convivenza. Però ritengo che questa risoluzione, né il documento da cui questa risoluzione secondo me nasce, che è quello approvato nella Commissione Capitolina, possano questi documenti non sono esaustivi ai fini del riconoscimento giuridico di queste nuove forme di convivenza. Per questo dichiaro che non parteciperò al voto. Grazie. Grazie consigliera Caccamo. Consigliere Ciancio, prego. Grazie Presidente. Ecco qua. No, io volevo paradossalmente è un voto che va al di là di quello che è lo schieramento, per cui sono anch'io cattolico, però ho una visione un po' più laica, per cui penso di votare convintamente questa risoluzione. Ho spiegato forse a qualche mio amico vicino che ho vissuto delle esperienze, vengo da paesi del sud dove succedono queste cose, però poi è difficile per i figli che mandano via qualcuno che li ha cresciuti anche non essendo la mamma, non possono andare in ospedale a trovarla perché si tratta di famiglie normali che nel corso del tempo magari uno dei genitori viene a mancare e quindi magari qualche figlio cresciuto, ma cresciuto in modo diverso, non gli dà la possibilità neppure di andare a trovare la compagna, non può avere accesso in ospedale. Questo è successo, succede, mi ritrovo con una mia cara amica proprio vicina che ha cresciuto quattro grandi giovanotti che ha dovuto cambiare casa. Questo è una forma che sicuramente l'unione civile può arrivare a risolvere attraverso un regolamento. Io vorrei ricordare solamente che Milano si è dotato di un regolamento sull'unione civile, era il 26 luglio del 2012 con la delibera numero 30, ha istituito un regolamento dove gli effetti sono tangibili sulla casa, sulla sanità, sui servizi sociali, sulle politiche, su tutto quello che avviene tra le persone civili. Ma mettiamo da parte, io non è che sono più cattolico o meno cattolico di chi vota l'unione civile, abbiamo una dimostrazione in tutto quello che è intorno a noi nella Chiesa e nella fede. Volevo dire solo come si chiamano chi aderisce all'unione civile a Milano, chi si iscrive è equiparato a parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto e si rilascia un attestato. Nel regolamento ci sono le modalità di cancellazione e le modalità di iscrizione molto semplici, non ne farei una battaglia di colore rosso, quindi voto convintamente questa risoluzione passata in commissione e ritengo che sia un passaggio di civiltà. Grazie. Grazie consigliere Ciancio. Altri interventi? Consigliere Carloni, prego. Allora, per chi si sente di essere cristiano, che bella parola. Dire cristiano, che cosa vuol dire cristiano? Andiamo con la fede di Cristo. Cristo ci ha insegnato tante di quelle cose, non l'evoluzione dei tempi, ma parliamo della creazione, della Genesi. Dice: in principio Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame e su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, ed a immagine di Dio
la creò. Noi siamo nella persona di Dio, noi somigliamo a Lui. Maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, soggiocatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio vide quanto aveva fatto ed ecco era cosa molto buona. Sei cristiano, eh? Ammazza che bella lezione! Che bel cristiano! Chi ce l'ha detto questo? Ma che ce l'ha detto qualcuno così tanto per dirlo? Ce l'ha detto Dio, perché ci ha creato a sua immagine e somiglianza. Qui non si vuole fare discriminazione di intenti o di altri, diciamo che noi la pensiamo oggi in modo diverso. Non è così, secondo me, non è così. L'insegnamento cattolico è quello che è. Vogliamo essere progressisti, siamolo. Nessuno ce lo impedisce, però la nostra religione non ce la potete mai impedire, mai, mai al mondo. Siamo cristiani e cristiani rimarremo. Vita naturale durante qualsiasi cosa avvenga. Grazie, grazie consigliere Carloni. Consigliere Arancia, prego. Grazie Presidente, io sono sposata da 32 anni, ho 3 figli, sono cristiana, però vivo in un paese dove con questa parola di famiglia ci si sono riempiti la bocca tutti quanti. 50 anni di governo della Democrazia Cristiana, 20 anni di governo del cristianissimo Berlusconi, tutta questa cristianità non ha mai prodotto un atto che aiutasse le famiglie ad avere figli, neanche uno. Mai diritti a un assegno familiare, mai diritto a un aiuto sui libri scolastici, mai diritto a un aiuto per la scuola. L'Italia. Consigliere Matrona, per favore. Grazie. Consigliere Matrona, per favore. Educazione, la ringrazio. Consigliere Matrona, per favore. Consigliere Matrona, per favore. Per favore. Consigliere Matrona, per favore. In questo paese la famiglia non esiste più, perché le donne in questo paese non fanno. Scusate, consigliere Cercuoli, per favore. Grazie. Per favore, consigliere Lancia, prego. Allora, questo paese c'è il più basso tasso di natalità. La Francia, dove le unioni civili esistono da 30 anni, tutte le famiglie hanno 3 o 4 figli, perché lo Stato aiuta le famiglie, dà gli assegni familiari, aiuta le madri a rientrare nel lavoro, paga la scuola fino a 16 anni, libri compresi, gite scolastiche e tutto, aiuta i ragazzi che stanno alla università. E lo stesso la Danimarca, dove addirittura i ragazzi per finire il liceo prendono lo stipendio. Qui invece siamo sempre tutti a riempirci la bocca con la parola famiglia, ma per la famiglia questo paese dal 48 in poi non ha fatto mai nulla, l'ha distrutta con la bigotteria. Consigliere Lancia, grazie. Allora, non ho altri interventi sulla discussione generale, quindi passiamo agli emendamenti. Consigliere Laddaca? Sulla discussione generale? No, vabbè, allora passiamo agli emendamenti. Allora, andiamo con ordine. Allora, primo emendamento che è soppressivo e si riferisce nella parte del tenuto conto che praticamente dice di sopprimere tutto il capoverso dalla parola, se sbaglio lo dite, dalla parola la sentenza fino a ragionevolezza. Consigliere Cercuoli, per favore, presente l'emendamento. Sì, semplicemente l'ho già spiegato prima, le parti riportate in realtà modificano il senso della sentenza, che la Corte Costituzionale con tale sentenza ha voluto dire totalmente l'opposto, quindi riportare ciò che la Corte Costituzionale non ha detto mi sembra un pochino insomma fuori luogo, e quindi abbiamo proposto questo emendamento. Grazie. Allora,
apriamo la discussione su questo emendamento, tenendo presente che vi ricordo che può intervenire un consigliere per ogni gruppo, non di più. Allora, ci sono interventi su questo emendamento? Non ne vedo. Ci sono dichiarazioni di voto? Non ne vedo. Allora, passiamo alla votazione. Chi è favorevole all'emendamento? Allora, chi è contrario? Siamo in votazione, consigliere Matronda, per favore. Siamo in votazione. Scusate. Allora, chi si astiene? Nessuno. Allora, l'emendamento è respinto con 12 voti contrari e 4 favorevoli. Passiamo al secondo emendamento, che è un emendamento sostitutivo, che si riferisce nelle premesse, dove c'è scritto ad oggi 145 per il continuo comuni italiani. Prego la consigliera Cerconi o la notte di presentarlo, grazie. Sì, visto l'importanza di questa risoluzione, quindi abbiamo voluto precisare alcune cose, perché da quello che ho capito è una cosa importantissima che la nostra Presidente porterà al Sindaco e arriverà sin su, quindi bisogna essere precisi. Allora, quindi sarebbe una cosa importante scrivere per esempio ad oggi 145 su 8.557 comuni hanno istituito il registro delle unioni civili. Punto, questo è il primo emendamento. Grazie consigliera Notte. Allora, apriamo la discussione su questo emendamento. Chi vuole intervenire? Nessuno. Consigliera Notte, per favore, il microfono. Allora, dichiarazioni di voto? Non ci sono. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole all'emendamento? Chi è contrario? Allora, 12 voti contrari, 4 favorevoli, l'emendamento è respinto. Allora, passiamo adesso agli emendamenti aggiuntivi. Emendamento numero 1, inserire al quarto punto del premesso che, dopo le parole ad oggi 145, le parole su 8057. Chi lo presenta? Che cosa? Quello sostitutivo, no? Oh. Non era quello che era illustrato questo. Prima. Oh. Ah, no, cioè, non se ne parlava, quando ho fatto l'illustrazione parlavo di questo qui. Di questo qua. Ah, quindi è stato. Vabbè, ripetiamo la votazione su questo, siamo su. Se non c'è discussione. Se non c'è discussione, allora. Chi è favorevole a questo emendamento? No. Allora, l'emendamento in discussione. Allora, prima abbiamo parlato dell'emendamento, cioè l'ordine degli emendamenti è, diciamo, soppressivo, sostitutivo, aggiuntivo. Va bene? Allora abbiamo. Questo era sostitutivo il secondo emendamento. Non è quello che lei ha illustrato. Allora. Scusate, abbiamo. Vabbè, d'accordo, allora consigliere La Notte. Intanto, allora, ripetiamo la votazione su questo emendamento che è aggiuntivo. Quello sostitutivo, perché quello
questa votazione è stata... No, prima abbiamo votato su questo, che non è l'emendamento, giusto? Ma lei ha illustrato un altro, però. Quello era questo. Su questo è come se non si fosse espresso il Consiglio, quello su più prima. Quindi io ripeterei un attimo la votazione su questo. Su questo sostitutivo. Allora. Però mi dicono gli uffici, vabbè, però ne ha illustrato uno diverso. Cerchiamo di allora, la consigliera Lanotte mi dovrebbe illustrare l'emendamento sostitutivo che prima, diciamo, mi ha illustrato un altro emendamento, numero uno. Sostituire al secondo punto ha considerato che il parere in prospettiva dei diritti civili. Prego. Allora. Vabbè, ma tanto è normale, sì. Allora, il secondo punto del considerato che cita. Presidente, il microfono. Scusate, per favore. La consigliera sta parlando. Prego, consigliera Notta. Allora, il secondo punto del considerato che dice: una città moderna, laica e civile deve tener conto di questi dati, garantendo in prospettiva diritti civili. Scusate. Diritti civili anche a chi consapevolmente fa questo tipo di scelta di vita. Allora la nostra proposta è quella di sostituire al periodo garantendo in prospettiva diritti civili anche a chi consapevolmente fa questo tipo di scelta in questo modo: garantendo in prospettiva conseguenti doveri e diritti civili contenuti negli articoli 144-145 del Codice Civile anche a chi consapevolmente fa questo tipo di scelta di vita. Abbiamo parlato di diritti e di doveri. Ora se... Grazie consigliera Lanotte. Allora, ci sono interventi? No. Ci sono dichiarazioni di voto? Non mi sembra. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole a questo emendamento? Scusate. Per favore. Allora, siamo in votazione, per favore. Allora, se si espansionisce consigliere all'attacco vuol dire che siamo proprio. Allora, per favore. Allora, chi è contrario? Allora, respinto con 12 voti contrari e 4 a favore. Va bene, andiamo in ordine. Allora, passiamo agli emendamenti aggiuntivi. Emendamento numero 1. Inserire al quarto punto del premesso che, dopo le parole ad oggi 145, le parole su 8057. Prego, consigliera Lanotte, che ha già illustrato. Allora, ci sono interventi? Non mi sembra. Dichiarazione di voto? Non ci sono, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Allora, respinto con 12 voti con 12 voti contrari e 4 a favore. Passiamo all'emendamento numero 2 aggiuntivo sempre. Inserire il quarto punto del tenuto conto che allora dov'è qua? E il periodo la Corte inizierebbe già a rilevarsi la inapprezzabilità del rapporto di fatto, poiché privo esso delle caratteristiche di certezza e di stabilità proprie della famiglia legittima. Chi lo presenta? Consigliera Lanotte, prego. Allora, questo fa parte sempre della stessa sentenza della Corte Costituzionale, quindi la 237 dell'86, quindi è giusto, come abbiamo, come hanno scritto alcune sentenze, aggiungere anche questa considerazione, cioè che la stessa Corte Costituzionale aveva detto che l'inapprezzabilità del rapporto di fatto poi privo esso della caratteristica di certezza e di stabilità.
Quindi era il terzo punto da aggiungere e soprattutto che fa parte della stessa sentenza, quindi era solo un modo per avere un quadro completo, cioè non possiamo estrapolare solo quello che ci interessa, cerchiamo di mettere tutto. E la risoluzione ce l'hai tra gli atti, te l'hanno mandati sicuramente. Allora, ci sono interventi? Non mi sembra. Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Consigliere Cofano, stiamo votando, per favore. Allora. Chi è contrario? Allora, 12 voti contrari e 4 a favore, quindi l'emendamento è respinto. Passiamo all'emendamento numero 3, sempre aggiuntivo. Inserire dopo la parola vita, del secondo punto, al considerato che le parole al tempo stesso assicurando la tutela del soggetto più fragile. Chi lo presenta? Consigliere Lanotte, prego. Allora, visto che stavamo parlando di democrazia, no? Qualcuno si è tanto riempito la bocca della democrazia, e la democrazia tutela tutti, tutela anche le persone fragili. Allora è giusto, secondo me, inserire al secondo punto sempre questa cosa, questo periodo, al tempo stesso assicurando la tutela del soggetto più fragile nell'eventualità di una susseguente cancellazione dal registro, cioè nel momento in cui io decido di dividermi, cioè a un certo punto ci deve essere la cancellazione, no? Cioè se uno in tribunale c'è il divorzio per gli sposati, io non penso che questi vanno sempre d'amore e d'accordo, no? Quindi c'è la cancellazione del registro. In quel momento è giusto anche chiedere e sottoscrivere che venga tutelato il soggetto più fragile di quell'unione. Quindi rileggo un attimino. Quindi una città moderna, laica e civile deve tener conto di questi dati, garantendo in prospettiva diritti civili anche a chi consapevolmente fa questo tipo di scelta di vita, al tempo stesso assicurando la tutela del soggetto più fragile nell'eventualità di una susseguente cancellazione dal registro. Grazie consigliere Lanotte. Ci sono interventi? Consigliere Tutino, prego. Una piccola osservazione, questi emendamenti che sono fatti da una, diciamo, con un intento contrario al registro delle unioni civili, vanno a creare di fatto un matrimonio, no? Perché sono tutti, praticamente gli si infilano dentro tutti i doveri del matrimonio, quindi è un po' un attimo. Quindi di fatto state trasformando un tipo di unione nel matrimonio omosessuale con questi emendamenti. È un po' paradossale rispetto a quello che è il vostro intento di partenza. Però questo liberissimo, sempre perché non si da questa parte non si capisce, no? Però ecco, in tutto prego, ciò diventa paradossale. Consigliera Rozzi? I diritti e i doveri che andrebbero ad integrare il registro delle unioni civili va inserito nella fase successiva, cioè una volta che si decide di istituire un registro delle unioni civili ci si allega un regolamento dove vengono inseriti diritti e doveri che il Comune ha il potere di fare. Se il Comune ha tra le sue competenze anche quello di tutelare da un punto di vista civile la persona più fragile, ben venga, se no forse servirebbe una legge nazionale per questa tutela. Comunque nella fase di regolamentazione dell'istituzione del registro civile si possono inserire e proporre tutti i tipi di diritti e doveri che uno ritiene più opportuni, non è questa la fase giusta per poterli prevedere. Grazie consigliere Lozzi, altri interventi? Non ci sono, passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole all'emendamento?
Chi è contrario? Scusate, siamo in votazione. Per favore. Consigliere Cerconi, stiamo in votazione, per favore. Scusate, 13 voti contrari, 4 a favore, l'emendamento è respinto. Passiamo al quarto emendamento aggiuntivo, che nella parte risolutiva aggiunge al primo punto del risolve, dopo le parole Consiglio Comunale, un altro punto, con atto ad hoc da assumere entro 6 mesi dall'approvazione della seguente delibera. Verranno precisati i criteri e le modalità per l'iscrizione al registro dell'Unione Civile. Chi lo presenta? Consigliere Lanotte, prego. Sì. Io non sono d'accordo, perché generalmente quando si devono fare delle risoluzioni, cioè non si possono fare le cose in maniera sempre superficiale, poi a un certo punto decidiamo, ah no, abbiamo fatto uno sbaglio, ah rimettiamo una toppa, cioè quando si parte con un atto, si parte un atto fatto per bene, quindi non sono d'accordo sul fatto che questo riguarda quello, questo riguarda quest'altro. E quindi proprio per sottolineare la precisione di un atto, questo punto va ancora di più a mettere dei paletti, dicendo con atto ad hoc da assumere entro 6 mesi dall'approvazione della seguente delibera, verranno precisate i criteri e le modalità per l'iscrizione al registro delle unioni civili. E questo sarebbe il famoso regolamento che veniva detto prima, però scrivendolo, sottolineandolo, cioè cercando un attimino di fare delle cose con più precisione. Grazie. Sì, consigliere Lanotte. Consigliere Lozzi, prego. Allora, visto che siamo tanto precisi, questa cosa va fatta a un livello comunale. Noi oggi stiamo sollecitando, come nostra unica competenza, il sindaco a istituire il registro delle unioni civili a livello comunale. Una volta che a livello comunale istituiranno e decideranno a livello di consiglio di istituire il registro delle unioni civili, a quel punto avranno i termini regolamentari per presentare il regolamento, che passerà nelle commissioni competenti, passerà nei municipi dove ognuno di noi potrà esprimere il parere favorevole o contrario con gli emendamenti, dopodiché tornerà in consiglio e verrà approvato o meno, dipende dalla cosa. Quindi non siamo noi competenti, visto che vogliamo essere precisi. Altri interventi? Consigliera Vitrotti, prego. Sì, in realtà proprio per una questione di precisione, che appunto noi oggi forse l'atto non è stato proprio letto, c'è un problema proprio di fondo, però vabbè. Ci siamo sopravvalutati un po' tutti oggi. È così, oggi noi stiamo chiedendo di andare avanti con l'istituzione del registro. Tra l'altro in Campidoglio c'è una proposta della bozza di regolamento, ma avverrà in una fase successiva. Ora, siccome ci siamo dati tutti dei tempi abbastanza morbidi, però una cosa per volta, secondo il regolamento arriverà anche una proposta di iniziativa consigliare, anche firmata da alcuni consiglieri, tra l'altro in modo trasversale, in cui ci sarà un riconoscimento delle unioni civili con regolamento adesso connesso. Basterebbe conoscere pure un po' le procedure, così. Allora, altri interventi? Non ci sono. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono le dichiarazioni di voto? Non mi sembra. Passiamo alla votazione. Chi è a favore? Chi è a favore? Chi è contrario? Allora, 13 voti contrari, 4 a favore, l'emendamento è respinto. Passiamo al penultimo emendamento, sempre aggiuntivo. Aggiungere al terzo punto del risolve, dopo la parola applicabili,
seguente periodo, organizzando con il contributo economico degli iscritti momenti informativi relativi a quanto sopra. Chi lo presenta? Consigliere Lanotte, prego. Allora, rileggo tutto. Estenda agli iscritti nel registro delle unioni civili elementi di tutela sociale posti in essere dall'amministrazione comunale, ivi compresi i benefici derivanti da bandi e contributi che questa elargisce e per i quali le fattispecie in questione risultino rispettivamente applicabili. E questo ci sembrava una cosa anche interessante, quindi continuando, organizzando quindi con il contributo economico degli iscritti momenti informativi relativi a quanto sopra, cioè per informare di tutto quello che loro, di tutti i diritti che beneficeranno nel momento in cui si iscrivono al registro dei civili, quindi informarli sui bandi, sulle case che gli verranno assegnate, sul bonus che verrà dato a loro, tutti i benefici che finalmente riusciranno ad ottenere. Ci sono interventi, consigliere Lozzi, prego. Fortunatamente una volta che verrà istituito il registro non serviranno i corsi di formazione, perché l'apposito regolamento spiegherà benissimo i diritti e i doveri a cui uno accederà iscrivendosi. Altri interventi? Non ci sono. Dichiarazione di voto? Non ci sono. Passiamo alla votazione. Chi è a favore? Chi è contrario? Allora, 13 voti contrari, 4 a favore, l'emendamento è respinto. Passiamo all'ultimo emendamento, sempre aggiuntivo. Inserire al terzo punto del risolve, dopo la parola predisponga, seguente periodo, con la partecipazione economica degli iscritti al registro. Chi lo presenta? Consigliere Lanotte, prego. Allora, predisponga l'utilizzo delle sale da cerimonia comunali e di aree pubbliche idonee al fine di dare la possibilità di pubblicizzare l'avvenuta iscrizione al registro delle unioni civili. Allora, sarebbe una cosa molto carina. E dotare queste sale per queste, come lo diamo per il matrimonio, lo diamo anche per l'iscrizione al registro, però come si paga un attimino, insomma un minimo per le sale, giusto anche predisporre un tariffario, quindi con la partecipazione economica degli iscritti al registro se utilizzano una sala comunale, un'area pubblica, quindi come insomma renderli uguali a tutti. Grazie. Ci sono interventi? Consigliere Lozzi, prego. Non c'è scritto che è gratuito, quindi seguiranno le regole dei matrimoni civili. Ma scusate, ma... Grazie, consigliere Lozzi. Altri interventi? Scusate, altri interventi? Non ci sono. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Siamo in votazione, per favore. Dichiarazioni di voto? Non ci sono. Passiamo alla votazione. Chi è a favore? Chi è a favore dell'emendamento, certo. Chi è contrario? Allora, 13 voti contrari e 4 a favore, l'emendamento è respinto. Adesso passiamo alla votazione, dichiarazione di voto della delibera. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliera Cercuni, prego. 3 minuti. Sì, mi sbrigherò nel dire che ho sentito purtroppo, come al solito, dire che l'Italia non è all'avanguardia rispetto all'Europa. Questo non è vero, basterebbe studiarsi qualche numero, cari componenti di SEL, tant'è vero che in Italia dal 2010 è stato istituito l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori ed è uno degli osservatori all'avanguardia in tutta Europa. Volevo precisare anche, e mi dispiace dirlo perché il Presidente Fantin è una persona molto intelligente, ma a volte
questa volta è caduta proprio nella banalità e si è sentito perché è registrato. Che cosa serviva a dire Berlusconi si è sposato? Noi oggi abbiamo portato avanti, avete portato avanti una battaglia talmente banale, becera, su questa stupidaggine, che qua stiamo parlando di tutt'altro. Io credo che il problema è il seguente: questa è una società che vive una crisi non solo economica ma sociale e culturale, e si dovrebbe, secondo me, secondo il mio parere, vergognare chi oggi si è dichiarato cristiano e poi non difendere e non rispettare quello in cui crediamo. Sinceramente credo che oggi con questa votazione, perché sapremo come al solito come va a finire, si diventa complici della decadenza del nostro paese. Per questo al vostro catto comunismo, perché non saprei come altro definirlo, ovviamente ci ribelliamo e Fratelli d'Italia abbandona l'aula. Grazie. Allora, altre dichiarazioni, ecco, consigliere Laddaga, prego. Cazzata della giornata, dandomi della... Scusate, consigliere Benassi, per favore. Consigliere Laddaga, dichiarazione di voto. Grazie Presidente, fortunatamente avevo già espresso al mio collega Tutino l'intenzione di fare una dichiarazione, altrimenti sembrerebbe che rispondo a provocazioni, credo neanche da asilo, che si rispondono da soli, da sole le provocazioni. Soltanto per dire che io rivendico, anche se non è questa l'aula e avrei preferito non farlo, insomma, ma rivendico ovviamente la mia fede personale, alla quale cerco di attenermi con coerenza in tutto quello che faccio nella mia vita ed anche in questa esperienza politica. Lo faccio con grande orgoglio e dignità, quella dignità di cui parla San Leone Magno in una lettura in cui dice: considera cristiano la tua dignità. Ma non mi è mai piaciuto l'uso che si fa delle scritture sacre in ambiti giuridici, in ambiti civili, in ambiti politici, perché non vorrei che si tornasse a bruciare a Campo dei Fiori dei filosofi, degli scienziati, dei pensatori, perché nella Bibbia Giosuè dice al sole di fermarsi e quindi magari domani qualcuno se ne esce che chi pensa che la terra giri intorno al sole va contro la Bibbia. Non voglio neanche qui, vi risparmierò una lezione di teologia di cui non sono neanche in grado, ma insomma c'è all'interno della Chiesa, anche tra eminenti cardinali, vescovi e conferenze episcopali, un'ampia discussione sui temi etici, e credo nessuno voglia dire a vescovi, cardinali e conferenze episcopali di non conoscere le scritture, ma è evidente che ci sono temi che nel corso dei millenni, anche se la scrittura rimane quella, la sua verità rimane quella, ma che sono figlie dei tempi, e quindi l'autore, per quanto ispirato, è un autore figlio dei suoi tempi. Ma ripeto, non sono qui a fare una lezione di catechismo, insomma vi risparmio, ma ci sono cose che vanno al di là dell'interpretazione letterale della scrittura, e insomma vabbè, ma non vale la pena, veramente non vale la pena. Io mi asterrò dal voto, perché sebbene ritenga che ci siano diritti civili e sociali che vadano ampliati soprattutto nei confronti delle persone omosessuali in questo paese e in questa città, credo che non sia questo il modo di portare avanti queste lotte, soprattutto da municipio a municipio e da città a città. Credo che ci sia bisogno di una legislazione nazionale seria e importante in questo senso, che riconosca dei diritti seri e importanti, ma appunto non condivido il mezzo di una risoluzione di municipio, non condivido che da una città all'altra ci siano differenze in questo senso. Quindi mi asterrò dal voto per quanto sopra descritto, e mi faccio aggiungere che non permetto a nessuno di darmi lezioni di morali o di cattolicesimo in quest'aula. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Non ce ne sono, passiamo. Consigliere Ciancio, prego. Dire che il Partito Democratico vota questa risoluzione, quindi ci accingiamo a votarla, grazie. Allora, altre dichiarazioni di voto? Non ne vedo, passiamo alla votazione. Chi è a favore?
gente che non veda oltre la transenna, altrimenti dovrei chiamare i vigili. Chi è contrario? Stia zitto per favore. Chi si astiene? La proposta è approvata con 12 voti a favore, 11 voti a favore, un voto contrario. Grazie a tutti. Ricordate che